Vi propongo questo esercizio. U' è uguale a U quadro meno 1 diviso U quadro più 1. Questa è un'equazione autonoma, perché U, che è una funzione, ricordate che U è funzione di x, però x non compare esplicitamente nell'equazione. Abbiamo parlato diverse volte di queste equazioni. E questa è un'equazione non lineare, quindi stiamo tornando su argomenti precedenti all'equazione lineare. Un'equazione non lineare, autonoma, e quindi ha variabili separabili, e quindi si risolve. Questa si risolve portando tutte le u a sinistra, integrandovi, viene una funzione razionale in u, quindi si integra, si trova la soluzione esplicita. Quello che volevo mostrarvi però è come se io non sono interessato tanto all'espressione analitica della soluzione, ma solo al comportamento qualitativo, tutto sommato non è necessario risolvere l'equazione. Cioè, facciamo una brevissima digressione sullo studio qualitativo, che richiederebbe un sacco di tempo per essere approfondito, ma diciamo, come esempio, i rudimenti li possiamo fare abbastanza facilmente. Cioè, diciamo che io voglio disegnare le soluzioni senza avere una soluzione esplicita. Quindi questo metodo è in particolare utile quando la soluzione esplicita non la so trovare. In questo caso si può trovare, ma ci possono essere delle situazioni in cui lo studio qualitativo è l'unico modo per capire come sono fatte le soluzioni. Allora, innanzitutto, questa è un'equazione autonoma, quindi un caso anche particolare, più semplice, su cui sostanzialmente si riesce a fare lo studio qualitativo in maniera abbastanza approfondita. Allora, la prima cosa da osservare, vi ricordate anche nel metodo di separazione, metodo di separazione delle variabili, quando io porto tutta la mia equazione sul lato sinistro, dovrei fare attenzione a cosa succede quando si annulla, perché io sto dividendo per il lato destro, quindi questo si può annullare. E in particolare può succedere qualcosa di cattivo quando, cioè in generale se io ho U' uguale f di u, può succedere qualcosa di cattivo negli zeri della funzione f. Io vorrei andare in questa forma, dividere per f di u, quindi dove si annulla la f può succedere qualcosa di cattivo. In particolare, cosa succede dove si annulla la f? Se l'equazione è autonoma, diciamo, osserviamo che gli zeri di f corrispondono a soluzioni stazionarie. Stazionarie significa semplicemente costanti, cioè vuol dire che nel tempo, se x è il tempo, non variano nel tempo, quindi sono soluzioni costanti. Nel nostro caso, u quadro meno 1 diviso u quadro più 1 uguale a 0 ha come soluzioni u uguale a 1 e u uguale a meno 1. Cioè, ed è chiaro che se u è una costante, assume un valore costante che annulla f, siccome è costante la sua derivata è 0, siccome annulla f, u' è uguale a f di u, è uguale a 0, quindi risolvere l'equazione. Quindi questa è una banalità, se si fa la verifica. Si verifica banalmente, e quindi noi sappiamo che u uguale 1 e u uguale meno 1 sono soluzioni costanti e le possiamo disegnare, quindi qui possiamo disegnare il grafico di queste soluzioni. U uguale 1, u uguale meno 1 sono soluzioni costanti. Dopodiché sappiamo un altro fatto piuttosto rilevante, cioè se voi pensate di fare uno studio di funzione, voglio studiare la funzione u uguale u di x. Beh, qui dobbiamo fare uno studio di funzioni in cui noi conosciamo sostanzialmente la derivata. Noi sappiamo che u' di x è uguale a u quadro di x meno 1 diviso u quadro di x più 1. E quindi noi sappiamo in particolare, se voglio fare uno studio di funzione, mi interessa il segno della derivata, voglio sapere dov'è che la funzione è crescente, dov'è che è decrescente, e noi questo lo possiamo capire, perché la funzione è crescente o decrescente nel piano, questo è il piano x, u di x, xu, diciamo, è crescente o decrescente. Ora, a differenza di quello che succede in un normale studio di funzione, dove il segno dipenderà dai valori della x, qui dipende, può dipendere sia dalla x, se l'equazione non fosse autonoma, dipenderebbe anche dalla x, e anche dalla u. Quindi in questo piano,
nel piano UX ci sono delle zone in cui la funzione è crescente e delle zone in cui la funzione è decrescente. Se l'equazione è autonoma, come in questo caso, queste zone non dipendono da x e quindi sono delle strisce orizzontali. Okay? E in particolare, dov'è che la funzione è crescente? È crescente quando u quadro è maggiore di 1, cioè quando u è maggiore di 1, qui è crescente, oppure quando u è minore di meno 1, qui sotto. Allora, facciamo, scusate, mi serve un po' di spazio qui sotto. Vediamo se riesco a creare un po' di spazio. Ok. Quindi io osservo che le mie soluzioni sono crescenti se u quadro è maggiore di 1, quindi se u è maggiore di 1 o u minore di meno 1, e sono decrescenti se u è compreso tra meno 1 e 1. Non solo, c'è un teorema che abbiamo, che quel teorema che faremo poi quando rientriamo dalle vacanze, di esistenza e unicità delle soluzioni, che mi dice che due soluzioni, che in ogni punto di questo piano, da ogni punto di questo piano, passa una e una sola soluzione. Questo sarebbe il teorema di esistenza e unicità. Fissati dei dati iniziali, c'è, fissato un dato iniziale, c'è un'unica soluzione. Questo lo diamo per buono, quindi sappiamo, per esempio, che la soluzione che parte da questo punto è crescente. E cosa succede? Una cosa che io posso dire, che posso affermare, è che questa soluzione non può toccare la soluzione u uguale a 1, perché se andasse a scontrarsi con questa soluzione avrei un punto in cui ho due soluzioni, e questo non è possibile. Quindi io posso escludere che questo succeda, questo non può succedere, e quindi la mia soluzione, che ha esistenza in ogni punto, è costretta, diciamo, ad avere un asintoto orizzontale. Facendo qualche piccola considerazione è facile osservare, si potrebbe anche dire che l'asintoto è certamente 1, cioè questa soluzione tenderà alla soluzione 1. Non abbiamo tempo di fare questi dettagli, ma se ci provate lo posso lasciare come esercizio, un esercizio molto interessante. Non direi che è difficile, ma ci vuole qualche idea. Se U è una soluzione, U di X, no? È una soluzione di X che ha maggiore di 1. Se è maggiore di 1, allora è crescente, perché U primo, abbiamo detto, se U è maggiore di 1, U primo è positivo. Quindi a meno infinito, il limite per X che tende a meno infinito di U di X uguale a L esiste, perché la funzione monotona sicuramente ammette limite, quindi A, lei è sempre maggiore di 1 perché non può scontrarsi con la soluzione stazionaria, è crescente, quindi ha un asintoto orizzontale a meno infinito, L, dimostrare che L è uguale a 1, cioè che quell'asintoto è proprio la soluzione stazionaria, e lo fate per assurdo, supponete che fosse maggiore di 1, usate l'equazione e scoprite che non è possibile che abbia un asintoto che non sia uno zero della funzione f. Quindi questo è un esercizio, direi, non banale, perché c'è tutta una teoria che non vi ho fatto, però siete in grado, volendo, di scoprire questa cosa. Va bene, si potrebbero scoprire altre informazioni interessanti che ora non ho il tempo, diciamo, di dirvi. Per esempio, un'altra cosa interessante è che cosa succede quando x cresce, invece questa soluzione, come è fatta al crescere di x? Beh, sostanzialmente vedete che la derivata prima, u primo, quando u diventa molto grande tende a 1, perché c'è u quadro meno 1 diviso u quadro più 1. Se la derivata tende a 1, c'è, diciamo, uno può ipotizzare che ci sia un asintoto obliquo. La funzione potrebbe avere un asintoto obliquo. E in effetti direi che è proprio così. Anche questo è un esercizio, questo forse è più difficile, ma anche questo è un esercizio che uno potrebbe fare, e che però non vorrei, insomma, non vorrei fare ora. Quello che vi volevo dire è che una volta che ho disegnato una soluzione, noi sappiamo che siccome l'equazione è autonoma, non dipende esplicitamente di x, da x, se u è una soluzione, se io faccio una traslazione temporale, prendo u di x meno x con 0, quella è ancora una soluzione. Vuol dire che le altre soluzioni, se io prendo un altro punto qui, come sarà fatta la soluzione? Beh, sarà semplicemente, avrà un grafico che è la traslazione di quello che ho appena disegnato. Quindi qui
Diciamo, se ne ho disegnata una di soluzione, le ho disegnate tutte, sono tutte una traslata dell'altra, si ottengono traslando orizzontalmente. Cioè, ogni soluzione, se io la traslo orizzontalmente, mi dà un'altra soluzione, quindi mi si riempie il semipiano delle U maggiore di 1 con delle soluzioni. La soluzione stazionaria U uguale a 1, se la traslo rimane lei stessa, non cambia niente perché è costante, tra U uguale 1 e U uguale meno 1, di nuovo la mia soluzione non può scontrarsi, è decrescente, non può scontrarsi con le due soluzioni, quindi deve avere degli asintoti orizzontali e sarà fatta così, sostanzialmente. E le altre soluzioni saranno tutte fatte così. Come nel caso U maggiore di 1, gli asintoti si può dimostrare che devono proprio essere 1 e meno 1, non posso avere degli asintoti che hanno dei valori che siano intermedi a questi. Ok, se U è minore di meno 1 succederà, diciamo, analogamente a quello che abbiamo visto prima, succederà qualcosa, immagino che ci sia una simmetria in questo caso, sì, immagino che cambiando segno alla U e alla X ci sia simmetria. Anche le simmetrie si possono dimostrare senza risolvere l'equazione. Uno potrebbe provare a dimostrare che se U di X è una soluzione, anche meno, immagino che meno U di meno X sia anch'essa soluzione. Questo mi dice che queste curve sono le simmetriche di quelle che ho già disegnato e che in particolare la curva che passa dallo zero potrebbe essere una funzione dispari. Sì, questo c'è tutta l'aria di essere una funzione dispari. Va bene? Questo è un piccolissimo assaggio di quello che si chiama appunto studio qualitativo. Se avete dei dubbi su questo, lo capisco, diciamo, ci sono molte cose che andrebbero approfondite, però magari se volete provare a chiedere qualcosa, vediamo se vi posso rispondere velocemente. Cosa succede se l'equazione non fosse autonoma? Se non fosse autonoma, la cosa è più complicata. Diciamo, se l'equazione non è autonoma, tutto si complica, ma diciamo, gli strumenti sono sostanzialmente gli stessi. Se U' è uguale a F di X, U di X, questo è il caso generale perché parliamo di equazione del primo ordine, questa è un'equazione in forma normale del primo ordine, il caso più generale possibile. Quello che succede è che io avrò delle zone in cui F è maggiore di 0 e delle zone in cui no, magari qui F è maggiore di 0 e poi delle zone in cui F è minore di 0. Qui uno studio di funzioni di più variabili potrebbe essere utile, quindi il prossimo anno avreste più strumenti. F è una funzione di due variabili, x e y, la y sarebbe la u, e cosa succede? Che le mie soluzioni dove F è positiva sono crescenti, quindi qui avrò una funzione crescente, dove F si annulla. Avrò un punto critico e poi sarà decrescente. Quindi in questo caso, per esempio, potrei dire che qui c'è un massimo, questo è un punto che magari non so neanche qual è esattamente, e qui cambia segno, potrebbe essere fatta così, insomma, la mia funzione. Ok? La cosa diventa molto interessante, molto complicata, ci sarebbe un sacco di qui può darsi che ci sia una soluzione, non so, fatta così. Soluzioni non si possono mai toccare, quindi chi lo sa, insomma, come sono fatte. Però la teoria è generale, insomma, qualunque equazione di questo genere, del primo ordine, si può trattare in questo genere. Ne approfitto per dirvi che proprio guardando i corsi di meccanica quantistica online, quello che io ho scoperto è che per voi potrebbe essere utile fare studi qualitativi di equazioni del secondo ordine. Cioè, U secondo uguale F di, in quel caso c'è X, U di X e U primo di X, magari non c'è dipendenza esplicita da una di queste variabili. Questo sarebbe, si può fare la stessa cosa, più complicato. Io, diciamo, dalla mia funzione invece di sapere, e qui quello che so immediatamente è la monotonia, cioè in ogni punto dove passa la mia funzione, in ogni punto io so come è fatta la derivata, perché l'equazione mi dice esattamente la derivata, U' di x, quindi so in particolare se è positiva o negativa.
E se invece fosse del secondo ordine, in ogni punto io saprei la convessità, che è ancora più complicato da trattare, però curiosamente, siccome in meccanica quantistica l'equazione di Schrödinger è del secondo ordine, quello è un esercizio che in realtà potrebbe essere importante. Quindi se volete fare dei tentativi con l'equazione del primo ordine, questo sicuramente vi può essere utile, potrebbe esservi utile anche per i corsi di fisica. Comunque, in realtà non lo so, io ho visto solo quel caso. Va bene? Allora, quello che a me interessava in particolare dirvi, quindi studio qualitativo si fa anche se l'equazione non è autonoma, se è del primo ordine ci sono dei metodi generali. Poi magari se ci fosse tempo, potremmo riprenderlo avendo fatto la teoria, il teorema di esistenza e unicità in questo caso è abbastanza importante, quindi. Vedremo degli esempi in cui, per esempio, non c'è l'unicità della soluzione. Ci sono delle ipotesi. Il teorema di esistenza e unicità ha delle ipotesi che poi andremo a esplicitare. Quello che vi volevo dire è che se l'equazione è autonoma, in realtà voi dovete pensare che questo fatto che se io conosco una soluzione, so che anche tutte le traslate sono soluzioni, ci permette di rappresentare le soluzioni su un grafico unidimensionale, cioè io posso fare solo la retta verticale U, siccome le soluzioni sono invarianti per traslazioni, io posso dire che le due soluzioni costanti sono dei punti, U uguale a 1 e U uguale a meno 1, cioè io devo pensare che questa retta è in effetti lo spazio delle fasi, lo spazio delle mie configurazioni e le mie soluzioni sono curve che dipendono dalla x, è come se io avessi proiettato tutto sull'asse, questo grafico lo proietto tutto sull'asse delle u, e quindi le mie soluzioni costanti le rappresento con dei punti, cioè io so che la mia soluzione al variare del tempo rimane ferma. Se x è il tempo, io ho una soluzione che è un punto che rimane fermo nel tempo. Se u parte con un valore maggiore di 1, abbiamo visto che cresce, e quindi qui ho delle soluzioni che crescono, faccio una curva che si allontana dalla soluzione stazionaria, cresce e se ne va all'infinito. Ok? Se U è compreso tra 1 e meno 1, le soluzioni decrescono. Cioè, questa è sostanzialmente la monotonia delle mie funzioni, quindi la rappresento in questa maniera, e se U è minore di meno 1, di nuovo crescono. Quindi quello che qui si osserva, che a me interessa, perché ora vorrei aumentare di 1 le dimensioni per passare ai sistemi, è che io riesco a rappresentare un'equazione del primo ordine, autonoma su una retta, su un insieme unidimensionale, e questi si chiamano punti stazionari e corrispondono a... Possiamo Sì? fare un'analogia tra U uguale a 1 e un punto di equilibrio instabile e U uguale a 1 e un punto di equilibrio stabile? Esattamente, è proprio quello che vogliamo fare, è proprio quello che vi volevo dire, esattamente. U sono punti di equilibrio, sono punti stazionari, cioè se io mi metto la mia pallina lì, rimane ferma. Però U uguale a 1 e U uguale a meno 1 sono due punti stazionari molto diversi tra loro, perché entrambi annullano la derivata, no? Ricordatevi che qui abbiamo U' uguale F di U, quindi entrambi annullano, cioè la derivata, annullano la funzione f che rappresenta la derivata di u, quindi effettivamente se io parto da quei punti rimango fermo, ma mentre u uguale a 1 è instabile, cioè se io di poco c'è un piccolo errore, una piccola fluttuazione, la mia soluzione scappa e se ne va all'infinito da un lato e se ne va invece verso u uguale a meno 1 dall'altro lato. Ok? Osservate che non ci arriva mai a u. Diciamo, la soluzione tra 1 e meno 1 non arriva mai a meno 1, c'è cioè un asintoto orizzontale, quindi ci vuole un tempo infinito perché ci arrivi, però dal punto di vista diciamo, fisico io vedo che la mia soluzione da 1 tenderà a diventare meno 1, molto rapidamente si avvicina, diventerà indistinguibile da meno 1. Dal punto di vista matematico non ci arriva mai, ci vuole un tempo infinito. Quindi U uguale a 1, questo è instabile. Invece U uguale a 1 è stabile, vuol dire che se io mi scosto un pochino, se c'è anche un piccolo errore nel mio sistema,
la mia soluzione tenderà a ritornare nel punto U uguale a meno 1. Ed è esattamente quello che vogliamo vedere, tutto sommato è un argomento importante per i sistemi di equazioni del primo ordine. E qui si ritorna un po', diciamo, se vogliamo collegarci con quello che abbiamo già fatto, ricordatevi che le equazioni del secondo ordine possono essere scritte come sistemi del primo ordine. Abbiamo visto l'equazione del pendolo, per esempio, sì, abbiamo visto nello spazio delle fasi, no? Come era fatta, non so se vi ricordate, U' uguale meno seno di U. In qualche modo, diciamo, abbiamo intuito che le soluzioni, ora io, scusate, U' uguale meno seno di U, e quindi questo si scrive come un sistema, no? Se io chiamo V uguale U', questo è V' uguale meno seno di U, U' uguale V, e si ottenevano, l'avevamo visto anche al computer, delle curve. Delle curve fatte in questo modo. Di nuovo, questa è un'equazione, vedete, ha la stessa forma di questo, U' uguale F di U, solo che adesso abbiamo dei vettori. Abbiamo dei vettori, questo si potrebbe scrivere in generale nella forma U, stavolta è un vettore, sarebbe il vettore UV, F è una funzione vettoriale, quindi U' è F di U, se è autonomo, altrimenti ci potrebbe essere anche la X. E gli zeri di questa funzione, nel caso del pendolo, quando è che si annulla? Beh, quando V è uguale a 0, quindi sull'asse delle X, e seno è uguale a 0, quindi ci saranno dei punti qui che corrispondono alle posizioni di equilibrio del pendolo. L'angolo 0 sarà, cioè voi ve lo immaginate, il pendolo verticale verso il basso, quindi stabile, e poi qui ci sarà π, invece vi immaginate che sia instabile perché è il pendolo verticale, e questi altri sono semplicemente una ripetizione, insomma, per periodicità. Come vi dicevo, in realtà questo spazio delle fasi andrebbe pensato come un cilindro, quindi questi punti si ripetono e dovreste avvolgere l'asse delle x su un cilindro. Comunque, quello che uno numericamente quantomeno vede è che ho delle orbite chiuse intorno al punto stabile del pendolo fermo verticale, che sono le oscillazioni piccole, poi sempre più grandi, e se invece io parto dalla verticale π, il pendolo rivolto verso l'alto, quello è un punto di equilibrio instabile, quindi mi aspetto che appena c'è una piccola fluttuazione il pendolo cade e ci sono delle orbite qui che, se c'è conservazione dell'energia, mi riportano sulla verticale dall'altro lato, in questo modo, e in un tempo infinito ritorna sulla verticale, e lo stesso qui ci sarà un'orbita di questo tipo, e così via. Se io gli do più energia, qui ci saranno di nuovo queste orbite fatte in questa maniera. Beh, è lo stesso, si ripete, e qui sarà fatto così, così, e qui sopra ci sono delle orbite in cui il pendolo gira, ha un'energia tale per cui continua a girare in un verso o nell'altro, per sempre. Ok? Allora, quello che uno vorrebbe fare è, se ha un sistema di questo genere, anche se non lo sa risolvere, distinguere i punti critici, capire come sono fatte le orbite vicino ai punti critici. Sono punti stabili, instabili? Che tipo di configurazioni ci possono essere? Questo è molto utile, molto importante. E come si fa? L'idea è che se il sistema non è lineare, come in questo caso, l'idea è, e c'è un teorema che assolutamente non voglio neanche enunciarvi, ma che potete immaginare, che intorno a un punto, intorno ai punti critici, o in realtà in qualunque punto, ma a noi interessano i punti critici, intorno ai punti critici, il comportamento del sistema non lineare è lo stesso del comportamento di un sistema linearizzato, cioè io posso approssimare la mia funzione non lineare col suo sviluppo di Taylor al primo ordine, ottengo un sistema lineare che approssima quello non lineare.
quello che mi aspetto è che il comportamento, salvo alcune eccezioni che non vi sto a dire, il comportamento del sistema non lineare sarà lo stesso di quello del sistema lineare. Per esempio, il pendolo mi aspetto che nel punto di equilibrio abbia un comportamento, il sistema linearizzato è quello che vi dà l'oscillatore armonico, invece che seno di U scrivete U, perché seno di U al primo ordine è uguale a U, quindi voi linearizzate, U' uguale meno U, U' uguale V, questo è linearizzato. Linearizzato, e questo tra l'altro lo sapete risolvere e vi dà delle orbite che sono perfettamente ellittiche, cioè circolari in realtà, quelle costanti sono quelle giuste. E quindi Una vedete domanda, che prof. Trattando sì, prego. le oscillazioni o esercitazioni di fisica, il professore ci ha detto che era difficile da dimostrare, ma dovevamo prendere per buono il fatto che quando le oscillazioni diventano piccole, anche la velocità di oscillazione diventa piccola. La dimostrazione si nasconde dietro a questi fatti qui, giusto? La velocità di oscillazione? Beh, questo però non dipende dal fatto che sia lineare o meno, direi, diciamo. Sì, no, questo è un fatto, c'è un altro fatto, diciamo, questo, il caso del pendolo, come qualunque equazione di Newton, insomma, mettete un'equazione di Newton, l'avevamo visto, insomma, si può trovare il periodo, si può scrivere un integrale che vi dà il periodo di oscillazione e si può cercare di risolvere. Ora che ci sia un risultato generale che vi dice che le oscillazioni ci mettono dunque sempre più tempo, ora non mi viene in mente, è possibile che ci sia un risultato generale Cioè, quando espandevamo non per piccoli angoli ci diceva che anche la derivata era considerabile allo stesso ordine della posizione, quindi teta punto e teta, se espandevo al primo ordine trovavo teta punto per teta, quello lo dovevo eliminare. Ah. Perché corrispondeva, tra virgolette, a un secondo ordine. Ecco, sì, ma Cioè, non vorrei vabbè, insomma, sbagliarmi, chiedo no, anche agli diciamo, altri ci se. sono dei fatti, no, no, un po' delicato, diciamo che non le so rispondere. C'è un fatto, tra l'altro, che in realtà anche questo che vi ho detto è falso, nel senso che questo teorema di linearizzazione che vi sto in qualche modo convincendo che è vero, cioè che il comportamento del sistema non lineare è simile a quello lineare, ha come eccezione esattamente questo caso qui, il caso di un centro, e quindi non si applica in questo caso. Qui per dire che il comportamento è lo stesso ci vogliono delle osservazioni un po' più approfondite, però per certi versi, cioè per esempio ci vuole. Bisognerebbe dire che c'è conservazione dell'energia, perché ci sono dei sistemi, se ci pensate un attimo, ci possono essere dei sistemi che hanno questa stessa approssimazione al primo ordine e che però magari non sono conservativi, perché c'è un termine, ci potrebbe essere un termine in X o in U cubo che si trascura e che però magari non vi rende conservativo il sistema, e quindi è possibile che un sistema che ha delle orbite che assomigliano, che sembrano, sono quasi chiuse, cioè tendono a essere chiuse, ma non sono mai chiuse. Quindi il fatto che le orbite si chiudano nel pendolo va dimostrato a parte, non viene da questo teorema, perché se il sistema lineare ha orbite chiuse, non è detto che quello non lineare corrispondente anche abbia le orbite chiuse. Il fatto che le orbite si chiudono è un fatto, come diciamo, esatto. Ci vuole una condizione esatta che si potrebbe perdere se io approssimo al primo ordine, però non appena io dimostro che c'è una funzione, una qualche, che le mie soluzioni conservano una qualche funzione, l'energia in questo caso, allora so che le mie soluzioni stanno nelle curve di livello di quella funzione, sono sostanzialmente curve di livello e quindi si chiudono necessariamente. Ok, purtroppo oggi vi chiedo di fidarvi un po' e non possiamo approfondire più di tanto, perché quello che vorrei dirvi in quest'ultima ora. Quindi tutto questo era per motivare il fatto che noi ci interessiamo ora ai sistemi lineari del primo ordine. E siccome sostanzialmente, diciamo, siamo interessati alla possibilità di linearizzare un sistema
non lineare, possiamo anche pensare che sia a coefficienti costanti, che è il caso più semplice. Diciamo così, vogliamo fare i sistemi, qual è il caso più semplice? Saranno certamente sistemi lineari del primo ordine, coefficienti costanti. E omogeneo, a questo punto omogeneo non è così importante. Omogeneo vuol dire che sostanzialmente l'unico punto critico, l'unico punto stazionario è proprio lo zero, ma in realtà ci si può ricondurre se aveste un sistema non omogeneo, vi poteste ricondurre con un cambio di variabili a un sistema omogeneo. E come vi dicevo all'inizio dell'ora, un esempio, quindi sistemi lineari del primo ordine coefficienti costanti, per esempio se io ho un sistema di due equazioni, che è quello che ci interessa che faremo ora, più in dettaglio, ho un sistema di due equazioni, sarà semplicemente U. Ora cambio un attimo le notazioni, invece che U di X lo chiamo U di T, perché voglio chiamare X e Y le due coordinate. Quindi se ho due equazioni e due incognite, è come dire, al solito voi potete pensare di avere una funzione u che è un vettore con due componenti e quindi avete due equazioni, cioè l'equazione si scriverà, avete un sistema di questo tipo, x' di t è a volte x di t più b volte y di t, y' di t è c volte x di t più d volte y di t. E questo lo potete scrivere in maniera più compatta come u' di t è una matrice a coefficienti costanti, quindi ora sto supponendo che questi a, b, c e d non siano funzioni, ma siano proprio numeri, e qui c'è U di T. Quindi questo è quello che vi vorrei raccontare in quest'ultima ora. Ok, questo è un sistema, questo in generale potete pensarlo come un sistema di n equazioni, se U è un vettore con n componenti, se sono due si può scrivere. Si possono esplicitare le due coordinate e si può scrivere in questa forma. Ok? Se ci fossero dei termini additivi, costanti, è abbastanza semplice trovare un cambio di variabile che vi riporta nello zero, insomma, che vi riporta un sistema omogeneo. Se fosse non omogeneo, ma sempre con un coefficiente, col termine noto costante, lo riconducete al caso omogeneo. E non so se mi potete confermare, ma quello che vi dicevo all'inizio è che l'anno scorso, in effetti, a fisica, mi ricordo che i vostri colleghi avevano trovato un sistema di questo genere in cui x e y erano le temperature di due corpi, che erano in qualche modo la temperatura si diffondeva da uno all'altro. Non so se vi è stato fatto anche quest'anno. Se l'avete visto, rientra in questa situazione. Vi torna, non so, qualcuno si ricorda di aver fatto un esercizio di questo genere, dove x e y erano delle temperature e c'è una legge, insomma, l'equazione del calore che vi dice come si evolvono nel tempo, però se è un corpo solo, questo sì. Vabbè, insomma, si scalda magari in maniera esponenziale, se sono due c'è un effetto di interazione. Comunque, allora, la prima osservazione che vi voglio fare è che se avete un sistema generale, questo sarebbe in Rn, U è un vettore di Rn, questo sarebbe R2. Un primo fatto è che dal punto di vista analitico si potrebbero risolvere questi sistemi, cioè si può fare una teoria che sostanzialmente generalizza, cioè tratta i vettori come trattavamo le funzioni, cioè i sistemi, se U fosse uno scalare, io cosa vorrei fare? Questo sarebbe un'equazione lineare, voi sapete, dovreste sapere, no? Come si risolve. U primo, l'idea è di scriverlo in questa forma.
un caso particolare, questo è proprio lineare, coefficienti costanti omogeneo, e quindi uno vorrebbe dire che questa è la derivata, no? C'è un fattore, moltiplico per un fattore integrante. Ora io lo metto qui davanti, e alla meno a di t, no? Lo sto facendo formalmente, vediamo se. E alla meno a di t, a u di t uguale a 0. Formalmente, se io potessi dar senso a tutto questo, io sto dicendo che e alla meno a di t, la derivata del prodotto è uguale a 0, e quindi e alla meno a di t, u di t è costante, e la costante la chiamiamo qui, ora poi ci mettiamo. Questi saranno tutti vettori, ma per adesso non sappiamo bene cosa significhi tutto questo. U0, la costante, perché sostanzialmente è, se ci mettete t uguale a 0, questo è proprio il valore della funzione in 0. E quindi u di t è e alla a di t per u0. Bene, quello che vi voglio dire è che tutto questo in realtà ha perfettamente senso. Se noi riusciamo a definire cosa vuol dire questo e alla meno a di t, ricordatevi che u è un vettore, a è una matrice, quindi qui c'è un prodotto, matrice per vettore, per cui questo e alla meno a di t dovrebbe essere una matrice, ok? Cioè quello che stiamo dicendo è che si può fare l'esponenziale di una matrice. E forse l'avete fatto a geometria, mi viene questo dubbio. Mi potete dire se l'avete mai visto l'esponenziale di una matrice? Non sento. Sì, a. All'ultima lezione il professore di geometria, l'esercitatore, ci ha parlato di serie esponenziali con le matrici, però l'ha molto accennato. Esattamente. Anch'io volevo solo accennarvelo, quindi a questo punto forse è inutile che vi ripeto gli stessi cenni che vi ha fatto che vi ha fatto a geometria l'esercitatore. Allora vi dico solamente che tutto questo ha senso e alla a di t è l'esponenziale della matrice a per t, qui c'è un prodotto matrice vettore e si può dimostrare che tutte le regole formali che qui abbiamo utilizzato sono valide e sugli appunti del corso di analisi trovate, se volete, questo è proprio l'ultimo capitolo degli appunti, trovate la giustificazione perché vi ricordo solo qual è la definizione e elevato alla a t non è altro che si definisce come con la serie esponenziale. Formalmente è la stessa definizione che abbiamo dato per l'esponenziale reale e complesso, solo che adesso le potenze sono potenze di una matrice, vuol dire moltiplicare la matrice per se stessa k volte. E insomma, si dimostra che questo converge, che ha tutte le regole formali che conoscete per l'esponenziale. Qualche piccola complicazione deriva dal fatto che quando voi fate che il prodotto tra matrici non è commutativo, quindi dovete fare attenzione all'ordine in cui scrivete le cose, però diciamo non voglio entrare in questi dettagli, perché quello che volevo farvi in realtà è risolvere esplicitamente il caso 2x2. Questo per dire che, per esempio, se io volessi risolvere un sistema di questo genere al computer, per il computer è un processo abbastanza semplice, fare l'esponenziale di una matrice non è complicato. E dal punto di vista qualitativo, uno scopre, se uno va a studiare l'esponenziale di una matrice, scopre in realtà che come è fatto questo esponenziale dipende molto dagli autovalori della matrice, se sono reali o complessi, possono comparire seni e coseni. L'esponenziale di una matrice, diciamo, in qualche modo generalizza anche l'esponenziale complesso, per cui può avere delle componenti oscillatorie e questo dipende da come sono fatti gli autovalori della matrice. Invece di fare la teoria generale, lo facciamo senza usare l'esponenziale, perché si può fare esplicitamente senza usare l'esponenziale, facciamo il caso 2x2, quindi qui ci mettiamo a sistemi, restringiamo il caso di sistemi 2x2 e lo facciamo, si può fare un po' brutalmente in questo caso. Però mi scusi, ma U sta in R4 o in R2? In R2? In R2. Perché c'è più Perché show a parte R4, se non sbaglio. qui su, no, questo è un 2. Dove lo vede R4? No. U appartiene ad R2.
quello è un, io vedo un 4 giù qua al secondo riquadro blu. Ah no no, Rn qui, questo Rn, scusate, Rn, Rn. Cioè, questo sì, il metodo delle, con l'esponenziale di matrice vi permette di scrivere in forma compatta il caso di n equazioni in n incognite, quindi sistemi n per n sistemi, allora, sì. Un 4, mi perdoni, grazie. Niente, niente, ha fatto bene a chiedere. Sistemi n per n, nel caso n uguale a 2, è quello che facciamo ora. Quindi sistemi 2 per 2 sono questi, x' di t uguale a x di t, l'avevamo già scritto in verità. È utile comunque usare le matrici, quindi scrivere il vettore xy, il vettore delle derivate sarà scritto come una matrice per x di t, y di t. E quindi A è la matrice A, B, C, D. Sarà, come al solito, noi siamo interessati allo studio delle soluzioni reali, la matrice, supponiamo che sia una matrice reale, e però quello che vedremo è che in effetti se gli autovalori sono complessi bisognerà anche utilizzare i numeri complessi. Lo vedremo, non lo so se lo vedremo perché la questione è un po' lunga, dovrò in qualche modo tagliare. Allora l'idea è questa, l'idea è che si applicano sostanzialmente i metodi che applichereste per le equazioni algebriche, no? Equazioni lineari algebriche, sistemi lineari algebrici. Cioè l'idea è che io devo considerare, cioè facciamo questa osservazione, conviene scegliere delle variabili, cioè conviene fare un cambio di variabili, cioè scegliere delle variabili migliori, in un certo senso. Quello che voglio dire è che se io faccio un cambio di variabili, cioè se io pongo x grande, y grande, faccio un cambio di variabili, m volte x piccolo, y piccolo, ok, io avevo il mio sistema nel piano xy e io dico, vabbè, se io faccio il piano xy, lo studio in un piano con degli assi un po' storti, non cambierà molto. Io sono interessato, ricordatevi, sono interessato sostanzialmente quantomeno a capire lo studio, capire i punti critici. Qui c'è lo zero, è l'unico punto critico, perché quando è che si annulla un'applicazione lineare? Solo in zero, quindi abbiamo, diciamo che abbiamo già linearizzato, abbiamo un sistema lineare. Zero è una soluzione costante, l'unica soluzione costante. Insomma, vedremo che diciamo, è una soluzione costante, e siamo interessati a capire cosa succede lì vicino, quindi se le soluzioni sono attrattive, cioè tendono ad andare in zero, o tendono ad allontanarsi, o ci sono delle direzioni particolari, questo è quello che vogliamo capire. Quindi se io faccio un cambio di variabili, tutto sommato queste proprietà non cambieranno, e quindi l'idea è che mi conviene mettermi, se possibile, scegliere delle variabili in cui il mio sistema si possa scrivere in forma più semplice. E perché lo si può fare? Diciamo, perché diciamo, se io ho un qualunque cambio, una qualunque matrice invertibile M, come viene modificato il mio sistema? Se io guardo le derivate, siccome M è una matrice costante, i coefficienti sono costanti, è facile verificare, andrebbe verificato, insomma, vedete, qui c'è un prodotto matrice per vettore, ma prodotto matrice per vettore sono somme di prodotti, che questo non è altro che m volte x primo y primo, e quindi questo è m volte xy primo è a per xy, ma xy si può ottenere come m alla meno 1, quindi qui c'è ma, xy lo ricavo m invertibile, quindi questo è m alla meno 1
x grande, y grande. Cioè, sto dicendo una banalità, è quello che per i sistemi di equazioni differenziali lineari succede lo stesso che succedeva per i sistemi lineari, cioè se io faccio un cambio di variabile con una matrice M, il mio sistema, la matrice del sistema cambia per coniugio, cioè si moltiplica a destra e a sinistra per M e per la sua inversa. Quindi questa si chiama B e quindi il mio sistema diventa XY, variabili diciamo maiuscole, sono B volte XY con B simile per coniugio ad A. Ok? Questo per dire che quello che avete visto a geometria è, in effetti, insomma, non ne dubitavamo, è utile in questo caso perché siamo nel caso lineare. E in particolare, se la vostra matrice A è diagonalizzabile, B potrebbe essere diagonale. Quindi, in generale, a me interessa vedere quali sono gli autovalori della mia matrice A. Quindi siano lambda e mu gli autovalori di A, e voi lo sapete cosa sono, sono soluzioni dell'equazione determinante di A meno, chiamiamolo, t volte l'identità uguale a 0. Questa è un'equazione del secondo ordine, perché la matrice 2x2 avrà due soluzioni reali o immaginarie. E allora voi sapete che sapete che ci sono dei casi, uno, primo caso, se lambda e mu sono reali e distinte, allora A è diagonalizzabile ed è simile alla matrice diagonale con gli autovalori sulla diagonale. Ok? Penso che questo. Diciamo, una delle cose più importanti, penso che avete visto la geometria, quindi non dovrebbe suonarvi come una cosa nuova. E quindi come diventa il mio sistema? Il mio sistema diventa diagonale, quindi x' uguale lambda volte x, y' uguale mu volte y. Ritorna, perché abbiamo detto prima che se A è simile a una matrice diagonale, c'è cioè una matrice del cambio di variabile invertibile M, per cui il sistema, nelle variabili, diciamo, corrispondenti, tra l'altro, come è fatta la matrice M? La matrice M avrà come colonne, o M o l'inversa, adesso una delle due, non so quale, ha come colonne gli autovettori, corrispondenti a questi autovalori, quindi voi, sapete, E2m-1. sì, dipende ora, sì, grazie. Dipende se scrive, uno scrive da una parte o dall'altra, no? Comunque questi vettori blu che io ho disegnato sono effettivamente gli autovettori della matrice A. Quindi questo sistema di riferimento blu lo potete determinare semplicemente trovando gli autovettori. Però già se trovate gli autovalori sapete qual è, ora vedremo qual è il comportamento. Ok? Quindi se lambda e mu sono reali distinte, il sistema si diagonalizza e si risolve, perché adesso sono due equazioni che non sono più dipendenti una dall'altra, si risolvono separatamente e noi sappiamo quindi che x, ricordate che sono funzioni queste del tempo, x di t sarà una costante a e alla lambda t e y di t sarà una costante b e alla mu t. Ok? Questo è un caso particolare, è un'equazione lineare del primo ordine, noi le sappiamo risolvere tutte, lineari, scusate, lineare, omogenee, non omogenee, coefficienti costanti o non costanti le sapete risolvere. Nel caso dei coefficienti costanti potete usare i metodi dei coefficienti costanti del primo ordine, quindi una base delle soluzioni è un spazio di soluzione un'unica a dimensione 1 e un vettore non nullo è questo, e la lambda t e tutti i suoi multipli sono soluzioni. Ok? Quindi queste sono le soluzioni. Ma a me preme ora capire come si disegnano le soluzioni nello spazio XY. Qui c'è XY, poi abbiamo cambiato variabile, quindi ci saranno le coordinate X grande e Y grande. Mettiamoci un attimo nelle coordinate X grande e Y grande, facciamo finta che siano ortogonali. Come si scrivono? Come si rappresenta questa curva, x grande di t, y grande di t, uguale a questa funzione?
L'idea è questa, che io devo semplicemente, ok, questa è una curva nel piano, cioè il variare del tempo t, le due coordinate variano in qualche modo. Per esempio, se a e b sono 0, io ottengo x grande uguale a 0, y grande uguale a 0, ottengo un punto che sta fermo, quindi una curva costante. E altrimenti io cerco qui di esplicitare y in funzione di x. Y di t, come faccio a esplicitarlo in funzione di x? Y di t è b volte e alla mu t, ma e alla mu t io lo posso scrivere come e alla lambda t elevato alla mu diviso lambda. Ritorno, sto cercando di scrivere y che è e alla mu t, però voglio usare x che invece è e alla lambda t, quindi prendo e alla lambda t e lo elevo alla mu diviso lambda. Questo lambda si cancella, mi diventa mu, quindi quello che scopro è che y è uguale a b volte e alla lambda t sarebbe x diviso a elevato alla mu diviso lambda. Ok? Dunque, se A è negativo, succedono delle cose strane. Diciamo, se A è negativo devo metterci un valore assoluto qui. Beh, anche la x potrebbe essere negativa, ci metto un valore assoluto e ci metto un più o meno. Insomma, non mi fate fare i dettagli, questo è solo per dirvi più o meno come vengono le cose. Fatto sta che y, cioè che le mie curve. Sono, se le penso come grafici, sono rappresentati da una potenza. Questo è, quindi y è uguale più o meno k volte, cioè più o meno non mi interessa più di tanto perché c'è una costante, k volte modulo di x alla mu su lambda, perché questo modulo di a elevato a qualche cosa esce, quindi c'è una curva di questo genere. Quindi come sono fatte le soluzioni? Fatemele fare in altro colore. Qui c'è la soluzione costante, le altre soluzioni sono delle potenze. Beh, ora dipende un po' dai segni di mu e lambda. Supponete che siano mu e lambda positivi. Se mu e lambda sono positivi e se mu è maggiore di lambda, questa è una potenza maggiore di 1, il cui grafico è, grosso modo, assomiglia a quello di di una parabola, no? Una cosa di questo genere. Però c'è un coefficiente davanti, quindi qui avete tutte delle curve che vanno in zero. E siccome queste sono funzioni di t, osservate che queste curve si allontanano. Insomma, questo andrebbe un attimo osservato. Qui sotto ci saranno le curve fatte in questa maniera. Ah, ci sono delle soluzioni in effetti particolari, che si ottengono ancora più semplicemente se b è uguale a 0, y è uguale a 0, qui sopra. Suppongo che state, sì, state vedendo. Se ottenete una funzione, x è una funzione esponenziale con esponente lambda positivo, quindi è una funzione positiva che va all'infinito, è questa soluzione qui. Sull'asse delle x c'è una soluzione. Se a è negativo, c'è questa soluzione qui. Soluzione che cioè qui vanno interpretati questi grafici. Questa soluzione che sembra una retta, in realtà è una soluzione esponenziale in t, però x, la y rimane sempre 0 e la x se ne va all'infinito come un esponenziale. Se t invece tende a meno infinito, se io vado all'indietro nel tempo, questa tende a 0 come un esponenziale. Lo stesso questa. E se invece mettete a uguale a 0, ottenete x uguale a 0 e b sarà fatta, e y sarà invece fatto in questa maniera. Ok? Questa configurazione ha un nome, è una situazione instabile, come potete capire, e si chiama, fatemi controllare i nomi perché io tendo a dimenticarmeli, è un nodo, questo è un nodo instabile. Okay, perché allora questo succede se avete due autovalori reali distinti positivi, entrambi positivi. Se invece che mu maggiore di lambda fosse mu minore di lambda, le curve si schiacciano più velocemente rispetto all'altro, cioè scambiate i due assi, non cambia niente, è sempre un nodo instabile. Questo è nelle variabili x grande e y grande, ma
nelle variabili x e y, diciamo, la cosa è simile, cioè qui ci saranno delle curve simili, solo che le due soluzioni rettilinee non sono ortogonali, saranno fatte così, e le altre soluzioni saranno un po' deformate, ma in maniera con un'affinità, insomma, in maniera lineare. Ok? Quindi, diciamo, questo è nelle variabili x grande e y grande, poi fate una deformazione lineare, sostanzialmente la stessa cosa c'è nelle variabili x e y. Se fossero entrambe negative, mu lambda minore di 0, semplicemente si invertono le frecce, cioè questi esponenziali, invece di avere, ce lo vedete, se il coefficiente dell'esponenziale è positivo, tendono all'infinito, tendono ad allontanarsi. Se invece è negativo, tendono a 0, quindi sostanzialmente le frecce si invertono e quello che ottenete non lo disegno, ma è sempre un nodo però stabile. Vuol dire che il punto critico è attrattivo e se vi spostate di poco, il nodo è stabile. E questa è la situazione, diciamo, qui si capisce il fatto generale, cioè quello che interessa è il segno della parte reale degli autovalori. Se il segno è negativo c'è stabilità, se è positivo instabilità. Ed è facile da ricordare perché l'esponenziale ha questa proprietà. E la lambda t, se lambda è positivo, si allontana da 0, va all'infinito, se lambda è negativo, all'aumentare di t va a 0. Ok, quindi l'altra situazione che rientra sempre in questa, che ci manca qui come casistica, è se i segni di lambda e mu sono diversi. Per esempio, se fosse lambda minore di 0 e mu maggiore di 0, cosa succede in questo caso? Beh, semplicemente dal punto di vista analitico, le soluzioni si scrivono sempre in questa forma. Si scrivono sempre in questa forma, sempre in questa forma, però ora l'esponente mu diviso lambda, se prima era positivo, se hanno lo stesso segno, se hanno segno discorde, è una potenza negativa. E quindi quello che uno può osservare è che, beh, innanzitutto, dunque, se lambda è negativo, vuol dire che la soluzione x è la soluzione, diciamo, con y uguale a 0, se io qui ci metto b uguale a 0, ottengo x, ottengo una curva attrattiva che va verso lo 0, qui c'è sempre lo 0 che è il punto stazionario, se invece metto a uguale a 0 e b qualunque, ottengo che y è mu è positivo, quindi y è repulsivo, quindi qui sui due assi ho dei comportamenti diversi e già questo mi dice che c'è una situazione, ci sarà una situazione instabile, cioè in certe direzioni è stabile, in certe è instabile. Cosa succede per le altre curve? Beh, il grafico è una potenza con esponente negativo, quindi assomigliano a delle iperboli che saranno fatte in questa maniera. Okay? Quindi si ha una situazione comunque di instabilità che però vi porta, tutte le soluzioni tendono ad allontanarsi, cioè diciamo in certe direzioni tendono ad avvicinarsi, ma se non vado, se la direzione non è proprio precisa, poi sfugge in un'altra direzione, cioè una direzione repulsiva, una direzione attrattiva. E questo si chiama punto di sella, per motivi che capirete il prossimo anno. Ok? Ha senso? Questo è sempre, la sella è sempre instabile, perché le soluzioni comunque tendono, se non siete proprio nella direzione, una direzione esatta, tendono a sfuggire e ad andarsene all'infinito. Ok? Riuscite a darmi un qualche feedback? Cioè, vi sembra sensato quello che abbiamo visto? Perché queste sono le situazioni più semplici, ora vediamo quelle un po' più complicate, ma le idee sono sempre queste. Vediamo se c'è tutto bene. Okay. Va bene, allora suppongo che cioè, facciamo finta che non vi siete addormentati finora e andiamo avanti. Cosa manca? Ora, se uno dei due autovalori fosse nullo, la cosa, diciamo, ci sono delle situazioni un po' degeneri, che in realtà però sono più semplici da trattare, cioè il sistema si risolve esplicitamente. Non voglio dirvi cosa succede in quei casi perché non è così, diciamo,
interessante. In realtà il sistema sostanzialmente diventa un'equazione, cioè una delle due equazioni risulta banale, diventa un sistema di un'unica equazione, quindi non faccio i casi degeneri, non li faccio. Lambda uguale a 0 o mu uguale a 0 sono casi degeneri, che se vi capitano vi accorgete che sì, sono ancora più semplici, anche se sarebbe faticoso ora trattarli in generale. Quindi quello che ci rimane da dire è, cosa ci rimane da dire? Questi erano autovalori reali distinti. Cosa succede se gli autovalori sono reali ma sono coincidenti? Quindi lambda uguale a mu. Beh, ci sono due casi, perché se gli autovalori sono coincidenti, voi sapete che la matrice può essere diagonalizzabile oppure potrebbe anche non essere diagonalizzabile. Se A è diagonalizzabile, ora se gli autovalori sono coincidenti, se A è diagonalizzabile, io direi che A è diagonale, cioè non solo è diagonalizzabile, è proprio diagonale. A è quindi di questa forma. Non so se questo vi torna, perché qui c'è un autospazio relativo all'autovalore lambda di dimensione 2, in cui tutti i vettori sono autovettori, e quindi la mia matrice è un multiplo, sostanzialmente è un multiplo dell'identità. Per cui in questo caso il sistema non serve neanche a cambiare variabile, questo voglio dire. È x' uguale lambda x, è y' uguale lambda y, è molto semplice. La soluzione è x di t è a e la lambda t, y di t sarà b e la lambda t. E se fate lo stesso ragionamento di prima, quello che succede è che invece di avere che la vostra potenza, cioè si fa esattamente lo stesso calcolo di prima, e quello che, se volete capire come sono fatte le curve nel piano xy, questo esponente viene 1, e quindi sostanzialmente queste curve sono tutte rettilinee, per cui avete un punto di equilibrio, e qui, ora, se lambda fosse positivo, avete delle rette che si allontanano in tutte le direzioni, non ci sono direzioni privilegiate, in tutte le direzioni la soluzione si allontana. Ok, sulla retta passante per l'origine. E questo si chiama stella, e questa che abbiamo fatto ora è instabile. Ma c'è, perché lambda è positivo, se lambda è negativo invece avete la stella, una stella stabile. Ok? Quindi questo è un caso particolare, è come assomiglia al nodo, solo che è una situazione ancora più semplice. Se, caso 2b, se A non è diagonalizzabile, allora, c'è una teoria generale. Se fossimo in dimensione n, bisognerebbe scrivere A, quella che si chiama in forma di Jordan. E, nel caso delle matrici 2x2 la situazione è molto più semplice, ed si può fare, sugli appunti si può fare anche senza nessuna teoria, cioè si trova il cambio di variabile esplicitamente. Comunque, diciamo, voi non so se lo sapete, ma dovreste saperlo, quantomeno che la matrice è triangolabile, e se è triangolabile potete per esempio supporre che ci sia un 1 nella posizione, la prima riga, seconda colonna. Non so se questo vi torna, non so in che modo, io penso che questo voi lo sapete, però non so come, in che modo lo giustificate, ma nel caso delle matrici 2x2, se guardate sugli appunti, insomma, si trova esplicitamente il cambio di variabile. Siccome diciamo, la prima colonna corrisponde a un autovettore, questo è un autovettore, la seconda colonna prendete sostanzialmente un qualunque vettore indipendente dall'autovettore, guardate dove va, insomma, poi ci sottraete, lo modificate in modo che vi venga un 1, qui che l'applicazione lineare
di DA1 e trovate quello che si chiama un autovettore generalizzato. L'autovettore V ha la proprietà che AV è uguale a lambda V, invece l'autovettore generalizzato V doppio W ha che proprietà che, cioè io lo capisco da posteriori, da come viene la matrice, ma AW è lambda volte W più V, c'è questo più V. Ok, quindi a meno del vettore, dell'autovettore che avete già trovato, lui sarebbe un autovettore. Ok, comunque diciamo, io penso che posso assumere che voi sapete che triangolare su C dunque, scusate, sto leggendo i messaggi. La casistica mi minore di 0 minore di lambda è considerata come già fatta, sì, perché scambiate, se scambiate, torniamo un attimo indietro. Scambiate lambda e mu, vi si scambiano gli assi, quindi sostanzialmente è la stessa cosa, è sempre una sella instabile, le direzioni saranno diverse, ma tanto x grande e y grande già sono, c'è un cambio di variabile, quindi in effetti pur di scambiare x e y potete supporre che siamo in questa situazione. Poi c'è un'altra domanda, sappiamo che è triangolare su C, ma io direi che è triangolare anche su R. Questo dovrebbe essere se lambda è reale, un autovalore doppio reale, ma insomma pensateci un po', questo se volete un esercizio di geometria, come vi dicevo sugli appunti, si fa in maniera, nel caso 2x2, che è più semplice, si fa in maniera esplicita, senza nessun teorema. Non so se c'è un teorema che voi conoscete che vi permette di dirlo, non importa che siamo, cioè sì, nel caso in C è triangolare, ma se lambda, ma c'è sempre un 1, quindi se lambda è reale, questa in effetti è una matrice reale, di torno, certo. Su R potrebbero non esserci autovettori, che è il caso che facciamo tra poco, ma io sto supponendo che sono ancora nel caso in cui ci sono degli autovalori reali coincidenti e quindi gli autovettori. Almeno un autovettore c'è. Ok? Sì, ci potrebbe essere una rotazione, che è il caso successivo che andremo a fare, sicuramente molto interessante. Ok, allora in questa situazione, questo è un caso un po' più faticoso da trattare, se mi permettete anche questo ve lo do per buono, vi dico direttamente cosa viene fuori. Cosa viene fuori è un po' più complicato di prima, però è un caso anche meno interessante, cioè un caso che capita. Non so, non mi è mai capitato di trovarmi in questa situazione. Quello che succede è una situazione che si chiama nodo improprio. Cioè, vedete che come diventa sistema, cioè A in realtà non è uguale, se vogliamo essere precisi, A è simile a questa matrice perché c'è di mezzo un cambio di variabile e nelle variabili, diciamo, cambiate avete x' è lambda x più y e y' è lambda y. Quindi quantomeno la seconda equazione la sapete risolvere, y è uguale a una costante, insomma, chiamata B, e alla lambda T, e se ci mettete x uguale, dunque, vediamo, sì, questa, cioè y è sempre di questa forma, ma se ci mettete B uguale a 0, se ci mettete b uguale a 0, y è uguale a 0 e x, in questa situazione, x uguale a volte e alla lambda t è anch'esso soluzione. Cioè se ponete y uguale a 0,
Se y uguale a 0, questa y non c'è, e x' uguale a lambda x, quindi una soluzione, come nel caso del nodo, che corrisponde all'autovettore, diciamo se lambda è positivo, qui c'è il punto stazionario, c'è una soluzione con y uguale a 0, come c'era nel nodo, quindi gli autovettori corrispondono a queste soluzioni in un grafico lineare, però non c'è l'altro autovettore. Quello che succede, si può risolvere questo sistema esplicitamente, non è molto difficile, quello che uno scopre, fatemi controllare, sì, dovrebbe essere così, è che qui si compongono delle curve fatte in questa maniera. E di qua vengono delle curve fatte così. Sì. Ok, vi chiedo di fidarvi su questo. È una situazione che assomiglia a un nodo, però c'è una sola direzione, diciamo, particolare, una soluzione particolare, poi le altre comunque si adagiano, vedete, su questa. E quello che ho disegnato è repulsivo, cioè instabile, perché questo è il caso lambda maggiore di 0. Se lambda fosse minore di 0 invece sarebbe stabile, le frecce sarebbero rovesciate. Ok, questo, diciamo, vi chiedo più o meno di fidarvi. E anche l'ultimo che ora affrontiamo, quindi cosa ci rimane? Abbiamo visto gli autovalori reali, se sono distinti va bene, se sono coincidenti siamo in queste situazioni possibili, e quindi ci rimane gli autovalori complessi. Siccome stiamo supponendo che l'equazione sia a coefficienti reali, questi sono complessi e sono anche coniugati, perché sono gli zeri di un polinomio a coefficienti reali, quindi due autovalori. Lambda saranno alfa. Ora qui, per motivi che neanch'io mi so spiegare bene, conviene metterci meno i beta, e mu sarà il coniugato, quindi più i beta, e quindi ci saranno degli autovettori complessi, quindi ci sono ora io qui devo seguire, siccome voglio magari non fare proprio tutti i passaggi, devo seguire un attimo gli appunti. Quindi cerco di usare le stesse notazioni. Sì, chiamiamo V e W. Diciamo così, V più I W sia un autovettore, ora qui l'autovettore è un numero, è un autovettore con coefficienti complessi, quindi V sarà la parte reale, W la parte immaginaria, quindi V e W ora sono vettori reali. Quello che uno scopre, e non so se per voi questo è un fatto noto, per me non è una cosa del tutto ovvia, è che se V più IW è un autovettore, l'altro è V meno IW. E questo, se volete, lo possiamo verificare, cioè quello che sto dicendo è che se A V più IW è uguale a alfa meno I beta V più i w, sto dicendo che questo è un autovettore relativo all'autovalore alfa meno i beta. E vedete che alfa meno i beta è un numero complesso qualunque, e questo è un vettore complesso qualunque. Allora, voi fate la verifica e scoprite che A, se A è coefficienti reali, A v meno i w è uguale a alfa più i beta V meno I W. Ok, qui più e meno sono scambiati per motivi, diciamo, un po'
convenzione, perché così alla fine mi torna tutto meglio, ma cosa succede ora? Che io vorrei però, diciamo, quindi la mia matrice A è simile alla matrice alfa meno i beta 0 0 alfa più i beta. Il problema è che io sto cercando soluzioni reali e quindi non mi va tanto bene la matrice scritta così. Quello che si fa è, anche qui si usa la forma di Jordan, diciamo, senza dirvi che cos'è, però quello che stiamo facendo in realtà è la forma di Jordan reale, che vi dice quando è che una matrice, vi dice sostanzialmente quali sono le classi di similitudine delle matrici reali, cioè se una matrice reale ha gli autovalori complessi coniugati, io posso dire che è simile a una matrice reale di una certa forma, che è questa sostanzialmente, vediamo se ve lo posso scrivere. È sostanzialmente questa, ρ, cioè la matrice di rotazione, in effetti, ρ coseno di teta, ρ seno di teta, meno ρ seno di teta, ρ coseno di teta. Non so se questo l'avete, forse questo in effetti è, questo è abbastanza importante, quindi può darsi che la geometria, almeno in questo caso, l'avete fatto, non so, me lo sapete dire? Cioè, voi come esempio sapete che le matrici di rotazione hanno, hanno la proprietà di avere gli autovalori complessi coniugati, ma in realtà nel caso 2x2, tutte le matrici reali con autovalori complessi si scrivono in questa forma. Ora qui, tutto questo, come vi dicevo, bisognerebbe fare un po' di conti. Vediamo quanto tempo abbiamo. In realtà ci abbiamo un po' di tempo. Quindi, diciamo, tutto questo io non vorrei, non voglio usare la forma di Jordan perché è un po', come dire, eccessiva in questo contesto. Ma semplicemente, vediamo cosa vi posso dire. Che se voi scrivete l'autovettore complesso in questa forma, v più iw, l'altro autovettore di conseguenza sarà v meno i W, scoprite quanto fa, diciamo, quanto fa A su questo V e quanto fa A su W. Questi non sono autovettori, no? V e W non sono autovettori. V più W e V meno IW sono autovettori, quindi questo non è, non vi aspettate che sia lambda V, ma viene alfa V più beta W, e questo vi viene meno beta V più alfa W. Cioè, vi sto dicendo sostanzialmente che la matrice, che sostanzialmente è questa cosa qui, ma potete fare la verifica, cioè una volta che voi avete definito V e W come parte reale e parte immaginaria di, cioè avete definito V e W come parte reale e parte immaginaria di, uno dei due autovettori, cioè voi sapete che questa è verificata, dopodiché verificate che vale anche questa e verificate anche che valgono queste proprietà, cioè potete semplicemente ricavarvi quanto vale AV e quanto vale AW con una semplice verifica, non c'è niente da dimostrare. E cioè, diciamo, questo vi dice che la matrice A, se la scrivete nella base VW, diventa di questa forma. Dunque, un
Dunque, dove c'è il segno meno? Mi sa che è qui. Viene una matrice di questa forma, per cui facendo il cambio di variabile il sistema si può scrivere in questa forma qui. Ora qui ho dei dubbi su questo segno meno, qui i segni, questa scelta dei segni è un po' strana, però diciamo fatemi passare questa equazione, io credo che sia giusto, anche se ho qualche dubbio, fatemi passare questi passaggi, scusate il gioco di parole, fatemi dire che comunque, diciamo ora non so se ho messo i segni giusti, però comunque il mio sistema si riconduce a un sistema di questa forma dove alfa e beta sono reali. Okay. Diciamo che questo è il modo migliore di il cambio di variabile migliore che potete fare quando gli autovalori sono complessi, ma volete mantenere i coefficienti reali, quindi non potete diagonalizzare, è scriverlo in questa forma, che come vi dicevo in astratto si chiama forma di Jordan reale. Ok, quindi vorrei partire da qui, cioè fidatevi, è un esercizio di algebra lineare che con un opportuno cambio di variabili il vostro sistema con autovalori complessi coniugati si può scrivere in questa forma dove alfa e beta sono rispettivamente parte reale e parte immaginaria degli autovalori complessi. Quindi rimane vero che lambda, diciamo, gli autovettori, gli autovalori sono alfa più o meno i beta, sono gli autovalori di questa matrice. Ok, partendo da qui, ora vogliamo risolvere questo sistema, ok? Questa è l'idea. Ci siamo messi in una situazione particolare in cui il sistema è un po' più semplice e in cui alfa e beta hanno un significato, possono essere determinati facilmente perché sono parte reale e parte immaginaria degli autovalori complessi. E allora come si fa? L'idea è riconduco il sistema ad un caso che ne conosciamo, un'equazione del secondo ordine. Cioè vogliamo fare il contrario di quello che vi dicevo all'inizio, cioè noi sappiamo che ogni equazione di ordine n si può ricondurre a un sistema del primo ordine, facciamo il contrario adesso perché i sistemi di ordine n li sappiamo risolvere, i sistemi lineari, scusate, le equazioni lineari di ordine n a coefficienti costanti li sappiamo risolvere, quindi vogliamo ricondurre questo sistema a una equazione che però sarà del secondo ordine invece che del primo ordine. Come si fa? Beh, provo a scrivere l'equazione in x, quindi chi sarà x secondo? Derivo la prima equazione, x secondo è alfa x primo meno beta y primo. Ma y primo so quanto fa, quindi questo è alfa x primo meno beta y primo è beta x più alfa y. E quindi ho alfa x primo meno beta quadro x meno alfa beta y. Ora vorrei eliminare questa y, la ricavo di nuovo dalla prima equazione. Io so che beta y, nella prima equazione, qui c'è scritto che beta y è uguale a alfa x meno x primo. Quindi questo è uguale a alfa x primo meno beta quadro x meno alfa per alfa x meno x primo e finalmente ottengo una equazione solo nella x. Allora mettiamo assieme i vari termini, qui c'è alfa x primo e qui c'è meno per meno fa più, quindi 2 alfa x primo e poi c'è meno beta quadro x meno alfa quadro x e cioè x secondo, scriviamolo in forma canonica, è meno 2 alfa x primo più alfa quadro più beta quadro x uguale a 0. Questa è un'equazione differenziale, lineare, secondo ordine, coefficienti costanti, omogenea. La sappiamo risolvere, polinomio caratteristico, p di lambda è lambda quadro meno 2 alfa lambda più alfa quadro più beta quadro
alfa quadro più beta quadro, lambda 1, 2, chi saranno mai gli autovalori, diciamo, le radici del polinomio caratteristico, io mi aspetto che siano esattamente gli autovalori della matrice, vediamo se è vero. Lambda 1, 2 è meno b mezzi, cioè alfa, più o meno la radice di b mezzi al quadrato, alfa quadro, meno a per c, alfa quadro, più beta quadro. E viene in effetti alfa, più o meno, l'alfa si cancella, meno beta quadro, e cioè alfa più o meno i radice beta. Sono proprio gli autovalori. Ok, quindi cosa mi dice questo? Che le soluzioni, la soluzione x di t è combinazione lineare di soluzioni con, qui ci sono autovalori complessi coniugati, quindi noi sappiamo che questa si scrive nella forma, si può scrivere così, e alla alfa t, parte reale, e poi ci sono seni e coseni. Voglio le soluzioni reali, quindi a coseno di beta t più i, scusate, più b seno di beta t. Ok? Combinazione lineare di due soluzioni indipendenti con dei coefficienti A e B. Va bene? Ok, allora una volta che uno ha trovato X, bisognerebbe trovare, e ora qui chiudiamo, bisogna trovare anche Y, si ricava Y da qui, quindi si fa la derivata di X, si fa alfa X meno la derivata di X. Fateli se volete, tutti questi conti sono, diciamo, danno soddisfazione tutto sommato. E quello che uno scopre è che Y viene, viene proprio E all'alfa T a seno di beta T meno B, lo sto copiando, ma viene, diciamo, vi chiedo di fidarvi. Diciamo conticini, perché sono molto semplici in effetti, e se ho fatto tutto per bene viene questa cosa qui. Quindi sostanzialmente sostanzialmente vi viene che la soluzione ha questa forma x di t, y di t, e c'è, e ora vedete che qui questo a e b, come al solito, come avevamo fatto già, avevamo detto che questo si può scrivere come un seno o un coseno con una certa fase, e quindi se volete altri piccoli conticini, scoprite che prendendo come rho e teta modulo e modulo e argomento del vettore del numero complesso a più ib, questo si scrive nella forma rho e alla alfa t per, diciamo, coseno di beta t più una certa fase teta, e questo sarà rho e alla alfa t seno della stessa cosa. Ok, non è così sorprendente questo fatto. Uno forse potrebbe dire, dall'inizio uno potrebbe dire, ma deve avvenire una cosa di questo genere. Io non so se c'è un modo più veloce per verificarlo. Il modo più veloce che io ho trovato è questo, e richiede alcuni conti che eventualmente vedete, potete ritrovare sugli appunti, ma una volta arrivati qui, finalmente sappiamo che nel piano XY, queste sono delle circonferenze. Qui io ho un punto stazionario, e ho delle circonferenze che nel piano XY sono percorse in senso antiorario, e quindi nelle coordinate di partenza, che erano quelle minuscole, diciamo, x, y, e qui ci saranno i vettori, il cambio di coordinate è un cambio di coordinate affine, quindi questi saranno deformati, e le curve, invece che circonferenze, diventano delle ellissi. E potrebbero essere, se gli assi sono scambiati, potrebbe essere in senso orario o in senso antiorario, quindi in questo caso io ho mantenuto l'orientamento, quindi qui c'è il punto stazionario,
E qui ci saranno, vediamo se riesco a disegnare le mie ellissi. Ah, scusate, delle ellissi, no? Questo è se alfa uguale a 0. Scusate, sono andato un po' troppo veloce. Se alfa uguale a 0 vengono delle circonferenze. Okay, lo vedete perché E alla alfa t in quel caso scompare. Quindi stiamo facendo il caso alfa uguale a 0 e nelle variabili, diciamo, modificate sono delle circonferenze, nelle variabili originali sono delle ellissi e questo si chiama un centro. Ed è stabile, si dice stabile, ma non asintoticamente stabile. Vuol dire che se io mi allontano un pochino dall'origine, non torna all'origine, continua a girare, cioè a oscillare attorno al punto stazionario. Quindi centro, questo è stabile, ma rispetto alle stabilità che abbiamo visto precedentemente, questo non è asintoticamente stabile, non asintoticamente. Cioè vuol dire che quando il tempo tende all'infinito, questo comunque, il piccolo errore che voi avete all'inizio si conserva, cioè una sorta di conservazione dell'energia. Se alfa è diverso da zero, diciamo, alfa, ricordatevi, è la parte reale degli autovalori, questa è la parte reale di lambda, di entrambi gli autovalori, perché la parte reale è la stessa, e noi abbiamo sempre fatto il caso positivo. Se alfa è positivo, beh, queste sono seno e coseno vi danno una componente rotatoria e l'esponenziale però vi dà una componente, diciamo, in questo caso repulsiva. Quindi nelle coordinate x grande e y grande, quello che ottenete sono delle spirali che si allontanano, qui c'è il punto critico, e si allontanano ruotando in senso antiorario dall'origine, delle spirali, diciamo, circolari. E ovviamente nel piano, nelle coordinate originarie, x piccolo e y piccolo, le coordinate modificate sono storte, diciamo, c'è cioè un'affinità di mezzo e queste spirali saranno delle spirali ellittiche. Qui c'è sempre il punto stazionario e avete queste spirali, diciamo, ellittiche. Ok? E questo si chiama, fuoco. E questo è un fuoco instabile, perché alfa è positivo, e invece se alfa fosse negativo avreste un fuoco stabile, che di nuovo sono delle orbite, diciamo, a spirale, che però la freccia è invertita, diciamo, si avvicinano, oscillando, si avvicinano al punto stazionario. Ok, questo conclude la lezione di oggi e questo che abbiamo visto si potrebbero dunque dire che rientrano nella casistica dei sistemi dinamici, cioè cose simili a queste. Infatti la controparte discreta sono le equazioni, i sistemi per ricorrenza, che non è che abbiamo visto, come le equazioni lineari, anche questo non ve l'ho detto, ma le equazioni lineari di ordine n corrispondono dal punto di vista discreto alle equazioni per ricorrenza discrete lineari. Vi ricordate, avevamo fatto qualche esempio con Fibonacci, per esempio, rientra in quella casistica, e questi sono dei sistemi dinamici che si contrappongono ai sistemi dinamici discreti, e questi comportamenti sono molto importanti, cioè, diciamo, nella progettazione, anche dal punto di vista ingegneristico, quando voi progettate, che ne so, un termostato, voi volete avere che quando fissate una temperatura, questo deve essere un punto stabile, volete che sia asintoticamente stabile, cioè che se uno apre la finestra non è che la temperatura scoppia e le persone si cuociono perché la temperatura se ne va all'infinito, deve essere asintoticamente stabile e preferibilmente senza oscillazioni, cioè uno vorrebbe un comportamento asintotico che non presenti queste oscillazioni. Ecco, se uno esplicita rispetto al tempo queste soluzioni, se io disegnassi la x rispetto al tempo, questo corrisponde. Qui c'è un'oscillazione forzata e qui c'è un'oscillazione smorzata, invece, diciamo. Sono
sono dei comportamenti tipici che io voglio in qualche modo esplicitare, e la morale di tutto questo è se ho un sistema dinamico, così si chiamano questi, lineare, io ho lineare, quindi guardo la matrice del sistema lineare, ne calcolo gli autovalori e in pratica quello che potete dire immediatamente è che se la parte reale degli autovalori è negativa, se entrambi gli autovalori hanno parte reale negativa, quello è l'unico caso in cui il sistema è asintoticamente stabile. Se voi guardate qui, se gli autovalori sono reali, la stabilità si ha quando sono negativi, okay? E se sono anche complessi, la stabilità si ha quando la parte reale, quello che conta, la componente esponenziale, vedete, compare qui nella parte, ha come coefficiente la parte reale, quindi se la parte, quello che vi interessa è che la parte reale dei vostri autovalori, siccome uno di solito vuole la stabilità, volete che sia negativa. Bene, scusa, mi fermo qui, ditemi se ci sono delle domande, cioè, immagino ce ne possono essere molte perché molti dettagli li ho saltati, però se vi interessa c'è su questa parte c'è un po' più, ci cioè, sono tutti i dettagli sugli appunti. Oggi sugli appunti ho anche messo questi disegni, li ho fatti al computer, vediamo se ve li posso mostrare. Intanto, se c'è qualcuno che ha delle domande, potete intervenire. Vediamo se riesco a mostrarvi gli appunti. Ok, nessuna domanda. Ecco, sono molto orgoglioso di queste figure che vi ho messo oggi sugli appunti. Prima c'erano delle figure a penna e potete anche sperimentarle con la solita applicazione che vi permette di disegnare le orbite di questi sistemi. In questo caso i sistemi sono lineari, quindi ottenete esattamente quello che abbiamo visto dal punto di vista della teoria. Va bene, allora vediamo se mi avete scritto qualcosa. Non mi è chiaro il fatto degli autovalori complessi. Sì, sono stato un po' troppo rapido su questo, ma era per finire in tempo. Vi dico, ripeto quello che succede, poi i dettagli li trovate sugli appunti, proprio quelli che vi sto mostrando. Se gli autovalori sono complessi, ora torniamo, scusate, vi rimostro, forse ce li ho anche qui sugli appunti, posso mostrarvi gli appunti, voi state vedendo qui, credo che voi vediate gli appunti, vero? Se gli autovalori sono complessi, saranno alfa più i beta e alfa meno i beta. Uno prende un autovettore, sarà v più iw, avrà una parte reale e una parte immaginaria, perché sono autovettori nel campo complesso. La prima cosa che uno scopre è che se v più iw è un autovettore, siccome la matrice ha coefficienti reali, scoprite che anche v meno iw è un autovettore, cioè anche i due autovettori sono complessi coniugati. Poi niente, guardate quanto fa A di V e A di W, perché V e W adesso sono vettori reali, quindi sono dei buoni candidati per fare una base di vettori reali. E scoprite che A di V ha questa forma, alfa V più beta W, dove alfa e beta sono parte reale e parte immaginaria degli autovalori, e A di W viene meno beta V più alfa W. E quindi se cambiate coordinate, vi mettete nella base fatta dai vettori, che non sono autovettori, sono parte reale e parte immaginaria degli autovettori. Se prendete parte reale e parte immaginaria degli autovettori, questi sono dei vettori reali che formano una base, sono indipendenti perché sì, insomma, perché sono una combinazione invertibile dei due autovettori che a loro volta sono indipendenti. In quella base l'equazione si scrive in questa forma. Okay? Quindi tutta questa fatica per dire che è un'equazione con autovalori, la cui matrice ha autovalori complessi coniugati,
con un cambio di variabili si può scrivere in questa forma, che si chiama forma di Jordan reale, e poi si va avanti. Insomma, da questa forma si risolve il sistema, trasformandolo in un'equazione.